Allora, in questo video voglio parlarti di Dubai, o meglio voglio condividere con te quello che è il mio viaggio e vacanza a Dubai. Questo video infatti è organizzato in due parti, così come la vacanza, perché siamo venuti qua in occasione dell'Affiliate World, un evento dedicato al mondo dell'affiliate marketing. Se non sai cos'è, ti consiglio di guardare la playlist che ti lascio linkata qui sopra nelle schede. E poi ci siamo concessi qualche giorno di vacanza a Dubai. Quindi ti auguro una buona visione e ti ricordo di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Siamo appena arrivati in aeroporto, abbiamo fatto tutti i controlli, abbiamo fatto anche un'ottima colazione e adesso ci dirigiamo al gate direzione Zurigo. Siamo arrivati all'aeroporto di Zurigo, abbiamo trovato una bellissima giornata e adesso secondo controllo documenti, poi volo direzione Dubai. Plaza Hotel di Dubai, della nostra camera, accomodatevi. Allora, cominciamo da questo ingressino, non spoilerare nulla per favore. Quindi questa è la porta da cui si esce, c'è questo ingressino. Lato destro abbiamo questo armadio, dove abbiamo chiaramente cassaforte. E poi da questo lato abbiamo l'armadio con la luce molto semplice, un po' di disordine perché già abbiamo cominciato a sistemare un po' di cose. Qui c'è uno specchio, dopodiché, tornando all'ingresso, kit di benvenuto con ciabattine e spugna per pulire le scarpe. Dall'altro lato abbiamo il bagno. Il bagno si compone di una meravigliosa nicchia dove potete riporre oggetti d'arredo per il vostro soggiorno. Poi abbiamo questo immenso piano con lavabo dove lavare mani, denti e tutto quello che si vuole, faccia. Poi abbiamo questa splendida vasca da bagno con, come potete vedere, delle finestre. E poi ancora c'è la parte bagno divisa sulla sinistra con doccia, con soffione a soffitto, e sulla parte destra invece chiaramente il WC, il bidet e il telefono, perché in caso di richieste urgenti possiamo telefonare. Torniamo alla parte principale perché abbiamo la zona studio, scrivania con luce, telefono e tutto il necessario chiaramente per poter lavorare. Dopo che si finisce di lavorare ci si accomoda in questo comodissimo divano per guardare un po' di TV. Dietro la TV, come potete vedere, c'è invece il letto. Sul lato sinistro, avvicinati di piano, facciamo la classica tuffata nel letto di Valerio. E poi abbiamo qua tutto il centro di comando della casa, da cui possiamo accendere e spegnere le luci, impostare la modalità notte, spegnere i lumetti oppure spegnere tutto. Ma a noi in questo momento non interessa, o forse sì, perché adesso spengo tutto e vi faccio vedere una cosa. Venite con me al buio perché non vi ho fatto vedere la vista. Siamo infatti al 54esimo piano e abbiamo una meravigliosa vista di Dubai, e dalla nostra camera si può vedere, a parte quel monumento lì, sul lato destro abbiamo anche la vista del Burj Khalifa, che è proprio quello lì. E questa è solo una delle due finestre della camera. Dalla vasca da bagno possiamo osservare lo spettacolo di Dubai. Vi lascio in descrizione chiaramente il link a questo hotel. Le tradizioni vanno rispettate, siamo appena arrivati di sera e andiamo a mangiare o da McDonald's o da Burger King. Questa volta è stata da Burger King. Buon appetito. Buongiorno, si comincia con un'ottima colazione.
andare all'Affiliate World Dubai. Facciamo un piccolo giro di quello che è Affiliate World Dubai. Vi mostro questo timelapse per farvi vedere l'evento da dentro. A Dubai, secondo giorno di Affiliate World Global, e quindi andiamo alla seconda giornata dell'evento e poi un po' in giro per Dubai. Ci vediamo dopo. Perché la colazione è il pasto più importante della giornata.
andiamo a fare colazione in un posto molto interessante, lo vedrete fra pochissimo. Questo è il posto dove facciamo colazione oggi, Saya Cafe a City Walk in Dubai. Se state cercando un posto dove fare colazione a Dubai ma non sapete dove andare, vi consiglio Saya Cafe a Dubai. Tutto davvero squisito. E ora andiamo in escursione con un 4x4 del deserto, quindi venite con noi, venite a divertirvi. Stiamo sgonfiando le ruote per andare a fare un'escursione nel deserto. So che voi non potete sentire l'odore, ma Viviana lo può confermare, stiamo facendo un barbecue nel deserto, c'è una grigliata nel deserto. Vi posso far vedere effettivamente il barbecue che è da quella parte? Ve lo mostro? Si vede il fumo? È l'ora del buffet, barbecue buffet, ve l'avevo detto che si sentiva l'odore, guardate qua cosa c'è. Soprattutto la brace. Dal 2006 fino al 2008 hanno costruito questo albergo con i suoi 22 piani, c'ha 1548 camere e ci sono due suite acquario sotto l'acqua,
e il suite o la camera più costosa, quella che c'è nel mezzo, che si chiama Royal Bridge Suite, che c'è nel mezzo con questa cupola esattamente che attacca i due torri insieme, questo costa a notte $24,000. Questo è l'incenso, diciamo, per una okay. Sandalo. Sandalo. È arrivato il momento di prendere l'Abra, la famosa imbarcazione tipica degli Emirati. Iniziata, diciamo, la storia, la vita normale dei beduini con le tende nel deserto, cannelli eccetera. Questa è la caffetteria del caffè arabo che dopo il nostro giro verrà servito, diciamo, da qua. E questa signora stava facendo il pane arabo uguale a quella che c'è là. Potete immaginare chi è questa persona? Zahir, il fondatore del paese. Pensate come era con la sua moglie, guardamento. Incredibile. Ma pensate che, diciamo, la sua visione al futuro, esatto, come, diciamo, da così a pensare di fare, di creare tutto questo. E questo era il chef Shahid, il suo gran figlio, il suo gran fratello con i suoi bambini. Sono i cammelli. Questo è il Creek di Dubai che abbiamo appena passato, però con sempre le barche, però manuali, senza motore nel vecchio tempo. E questo vecchietto, questo signore sta facendo una manutenzione a barca perché erano, detto, sono pescatori e anche scacciatori di madreperla, che fanno immersione di madreperla. E questo è sempre il Creek. Sempre il Creek, l'entrata del sud che abbiamo, noi siamo stati, il sud delle spezie del Moro. E questo è un tipico souk, stile del sud, diciamo, il vecchio tempo, sempre nella vita beduini nel deserto con le tende solo. E qui, diciamo, un po' importante, diciamo, la raffinazione. E sempre qui il Sheikh Zahid con il Sheikh Rashid, tutti e due stanno scrivendo insieme l'idea della federazione e l'unione, ok? E questa è la giornata più importante del paese, che la giornata del 2 dicembre del 1971, quando hanno segnato insieme la federazione. Questa zona si chiama Majlis, che è sempre una zona dove si trova in tutte le case arabe, diciamo, come un tipo di camera di soggiorno, così stanno tutti insieme per mangiare, per bere, per discutere, diciamo, le cose familiari, eccetera. E questa, diciamo, una scuola per le donne. E questa è la piazza dell'orologio dove ho fatto vedere stamattina, e questo è il primo, esattamente il primo palazzo che è stato costruito, il centro di commercio globale, e l'aeroporto di Dubai, quando è stato fatto, vedete, era sempre deserto, ok? Diciamo il presente che si passa dal deserto a, diciamo, il downtown con tutti i grattacieli. Della camera da letto per gli Emirati, anche i beduini. E questa signorina sta disegnando anche la henna, diciamo, che fa i tatuaggi con la henna gratuita. Thank you.
andiamo a prendere la metropolitana. Direzione Expo 2020. Thank you.